Presidente di questa Regione svolga una relazione al Parlamento sull'attività del proprio governo a metà legislatura. Eppure la norma regolamentare che prevede tale adempimento e che tutti, almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda i miei collaboratori, gli assessori della Giunta, ritenevamo fosse assolutamente non applicata per volere unanime, risale a 17 anni fa, se non vado errato. L'articolo 160 bis prevede che ogni 6 mesi il Presidente della Regione viene a riferire in Aula. Sono contento di poter essere il primo a rompere questo lungo silenzio e peraltro informare il Parlamento sul consuntivo del Governo costituisce sempre una utile occasione di confronto, pur nella inevitabile sintesi che la circostanza impone. Mi amareggiano i malesseri di alcuni deputati sulla mancata preventiva consegna del testo scritto e di questo mi dolgo e mi scuso, ma ho il cattivo carattere di non delegare ad altri quello che debbo riferire in aula e, volendolo scrivere con un pizzico di presunzione nei tempi prefissi, non sono riuscito in tempo, sono arrivato a 111 pagine, mentre stasera conto di poterne leggere in sintesi una trentina, anche per rispetto nei confronti del Parlamento. La prossima volta saremo meglio attrezzati e soprattutto avremo meno cose da dire, essendo una relazione semestrale. In questa ho dovuto con qualche fatica condensare 30 mesi di attività. Semmai ci si dovrebbe chiedere perché per 17 anni si è rimasti nel silenzio di fronte ad un inadempimento che non è assolutamente grave, non è una violazione di legge, ma è anche un atto di riguardo nei confronti del Parlamento. Appena sono stato avvertito dal Presidente dell'Assemblea, io vi assicuro che mi sono adoperato a concordare la data del 1° luglio e a richiedere ai dipartimenti i documenti necessari affinché potessi trarne la sintesi. Tralascerò di occuparmi degli atti prodotti che giudico minori e ordinari. Non mi occupo di cose che non sono state ancora fatte e dedico maggiore attenzione alle iniziative e alle scelte più significative già compiute o formalmente avviate, nel rispetto del programma proposto agli elettori e in coerenza con le dichiarazioni programmatiche rese in quest'Aula subito dopo l'insediamento del governo che ho l'onore di presiedere, gennaio 2018. Posso con orgoglio affermare che parecchi di quegli obiettivi sono stati raggiunti. Altri attendono di essere realizzati o almeno avviati verso la concreta loro attuazione nella seconda metà di questa legislatura. Inutile dire che sulle iniziali nostre prospettive programmatiche stiano pesando e peseranno come un enorme macigno le conseguenze disastrose della epidemia influenzale che ha colpito nei mesi scorsi l'umanità senza risparmiare la nostra isola e la comunità che ci vive. Sarebbe facile essere indotti alla retorica per ricordare la sofferenza, il dolore, il pianto, l'ansia, le rinunce che ognuno di noi ha provato per circa 90 giorni
sull'allucinante, infinito palcoscenico di un dramma umano senza precedenti. In questo momento il mio pensiero torna alle 281 vittime del coronavirus in Sicilia e ai loro familiari, inerti e inermi nel loro dignitoso dolore per aver dovuto persino rinunciare ad accompagnare i propri congiunti all'ultima dimora senza il conforto di un semplice funerale, come la pietà cristiana e ogni altra fede ci ha insegnato. Gli effetti di quell'epidemia, non ancora sconfitta, lo sottolineo, ha prodotto anche in Sicilia, sul piano economico e sociale, effetti disastrosi che pagheremo per lungo tempo ancora. Migliaia di piccole imprese hanno cessato l'attività, altre hanno dovuto ridisegnare i piani e le strategie aziendali, ricorrendo alla cassa integrazione per i loro lavoratori, altri hanno dovuto fare ricorso al licenziamento. Le famiglie che vivevano nella povertà relativa sono scivolate verso la povertà assoluta e le famiglie che si trovavano nella povertà assoluta si sono ridotte alla indigenza. È troppo presto ancora per tentare una prima stima del danno provocato dall'epidemia alla fragile economia della nostra isola. Bisognerà attendere la fine dell'anno almeno, ma ci sarà tempo per le analisi degli esperti e per il confronto tra i numeri del prima e del dopo. Ma andiamo con ordine. Il consuntivo che sento il dovere di rassegnare a quest'Aula non può non iniziare dalla condizione finanziaria. La necessità di avviare un confronto con il Governo centrale per affrontare e definire la materia finanziaria era stata sostenuta da questo Governo sin dal suo insediamento. Nel dicembre del 2018 Stato e Regione hanno raggiunto un accordo, sottoscritto dal Ministro Tria e da chi vi parla, un accordo che tra maggiori entrate, minore spese e spalmatura negli anni vale oltre 2 miliardi di euro. Il contributo della Regione al risanamento della finanza pubblica scende da 1.300 milioni a 1 miliardo l'anno, si tratta di un risparmio di 900 milioni di euro in un triennio, altri 540 milioni divisi in 7 anni sono stati previsti per la manutenzione straordinaria di strade e scuole per le ex province, altri 360 milioni in 3 anni vengono recuperati da nuove modalità di attribuzione del gettito dell'imposta del bollo auto. È stata inoltre concordata la possibilità di spalmare il disavanzo della Regione in 30 anni anziché in 3. Dovranno essere riviste le norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e lo Stato e la Regione si impegnano a verificare forme di fiscalità di sviluppo in varie materie, tra le quali, per la prima volta, viene citata finalmente la condizione di svantaggio determinata dalla insularità. Un ulteriore accordo successivo con il MEF consente alla Regione di utilizzare risorse del Fondo Sviluppo e Coesione fino all'importo di 140 milioni di euro, di cui 100 per città metropolitane e liberi consorzi. Una particolare attenzione abbiamo voluto riservare al patrimonio immobiliare della Regione. Si è proceduto alla redazione dell'elenco, finalmente, dei beni immobili di proprietà da sottoporre a dismissione, oltre 150 beni per i quali è già in corso la rivalutazione. Stesso criterio abbiamo adottato per la valorizzazione dei beni immobili sul demanio marittimo. È stato pubblicato un bando, approvato un primo elenco di 52 beni messi a bando e aggiudicati 17. Si va avanti, a proposito di immobili, sulla strada per la realizzazione di un centro direzionale regionale a Palermo, volontà di questo governo consacrata da una norma votata dall'Assemblea regionale siciliana. La Giunta ha approvato un mese fa lo schema del decreto approvativo delle disposizioni attuative relative all'opera che, lo ricordo,
potrà accogliere tutti gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale. Un progetto di quasi 300 milioni di euro che ridurrà sensibilmente il costo degli affitti, previsione di una riduzione di circa 27 milioni all'anno, e azzererà i disagi dei cittadini utenti provenienti dalle 9 province. Per l'aspetto finanziario relativo sempre al centro direzionale, è stato già firmato a Roma con la Cassa Depositi e Prestiti il relativo protocollo, il bando di gara per selezionare il progetto da realizzare è già qui, pronto, andrà in giunta qui stasera alla fine di questa seduta. La funzione pubblica alla data di insediamento di questo governo presentava criticità di gestione, ma soprattutto era del tutto assente una visione strategica organizzativa volta ad affrontare le sfide contemporanee. Come è noto, la nostra amministrazione ha un personale con un'età media di oltre 52 anni, mancano alcune professionalità necessarie per rispondere alle esigenze di una moderna amministrazione, il blocco del turnover, degli aumenti contrattuali, delle carriere interne ha poi fatto il resto sul piano della demotivazione. Abbiamo immediatamente avviato un processo di riorganizzazione e di rafforzamento delle competenze per il rilancio della macchina amministrativa e lo abbiamo fatto in collaborazione con il Ministero per la Funzione Pubblica Nazionale. La strategia di riorganizzazione ha portato alla definizione di un piano triennale dei fabbisogni del personale che rappresenta una novità, se mi consentite, per questa regione, la quale non aveva mai definito e adottato un piano dei fabbisogni. L'adozione di questo strumento ha consentito di rimuovere il divieto di assunzioni e aprire finalmente una nuova fase. Sono state programmate le assunzioni di 108 unità di personale in categoria D e grazie alla norma che ha posto fine al precariato si è proceduto alla stabilizzazione di 300 precari regionali di categoria A e B. Sono state avviate le procedure di assunzione di altri circa 280 precari nelle categorie C e D. E si potrà dire chiuso il capitolo del precariato nell'amministrazione regionale quando avremo completato le procedure di assunzione di 12 dipendenti da destinare all'ufficio stampa. Anche per quanto riguarda i concorsi banditi dall'assessorato ai beni culturali nel 2000, possiamo dire chiusa la vicenda, a parte il riserbo sui contenziosi, una vicenda che si trascinava ormai da 20 anni. Infine è stata programmata l'indizione dei concorsi per l'assunzione di 1.135 unità di personale in categoria C e D destinati ai centri per l'impiego. Allo stesso tempo abbiamo avviato un progetto di analisi, mappatura e reingegnerizzazione nei processi dell'amministrazione funzionale al necessario rafforzamento amministrativo della macchina. Particolare attenzione il Governo ha riservato anche alle autonomie locali, avviando un inedito, leale e proficuo costante confronto con ANCI Sicilia alla ricerca delle possibili soluzioni nella compatibilità dei rispettivi compiti. Abbiamo voluto semplificare i criteri di riparto del Fondo delle autonomie locali per velocizzare l'assegnazione delle risorse destinate agli enti locali e renderle immediatamente utilizzabili. Per la prima volta abbiamo avviato un piano di investimenti per comuni e province mediante 150 milioni di euro di risorse extraregionali che ad integrazione delle risorse ordinarie consente di avviare puntuali interventi di sviluppo in vari ambiti. Naturalmente vado a saltare per guadagnare tempo.
Una novità è costituita nel panorama politico e organizzativo di questa regione dalla istituzione dell'Ufficio di coordinamento delle isole minori, che assume un ruolo strategico nella complessa gestione dei principali servizi essenziali resi alle comunità che vi vivono. Con l'articolo 26 della legge di stabilità, della legge 8 del 2018, quest'Aula ha posto fine alla piaga del precariato negli enti locali, recependo le disposizioni contenute nella legge Madia. Sono stati stabilizzati ben 7.746 dipendenti. Per i precari dei 30 comuni che versano in stato di dissesto finanziario e dei 33 in riequilibrio, verrà presentata dal nostro governo un'apposita proposta di norma utile a superare le criticità che tuttora fanno da ostacolo. Passiamo alle attività produttive e cominciamo naturalmente dall'agricoltura, dove abbiamo ritenuto prioritario imprimere una importante accelerazione al programma di sviluppo rurale 14-20 e ai relativi pagamenti per favorire gli investimenti nel settore agricolo e forestale, potenziare la redditività e la competitività delle aziende agricole, stimolare lo sviluppo delle zone rurali, l'adozione o il mantenimento dell'agricoltura biologica, lo sviluppo di filiere corte e mercati locali, la realizzazione di attività extra agricole. In sintesi, sono stati emessi 34 nuovi bandi per un importo complessivo di 355 milioni di euro, approvate 20 graduatorie definitive per un valore di 740 milioni di euro e ancora approvate 13 graduatorie provvisorie per un valore di circa 220 milioni. Mi piace ricordare che la Sicilia si attesta sopra la media delle regioni italiane per quanto riguarda la spesa relativa al PSR, con il 95% del programma già impegnato, vale a dire 2 miliardi e 82 milioni. E in questi primi 30 mesi di governo sono sempre stati abbondantemente superati gli obiettivi di spesa fissati dall'Unione Europea. Quanto alla pesca, con questo governo sono stati emessi 33 nuovi bandi per un importo pari a 38 milioni di euro, approvate 34 graduatorie, erogati al settore 32 milioni e impegnati 84 milioni sui complessivi 118. Da quasi 20 anni di assenza, finalmente i provvedimenti legislativi si affacciano sulla materia della pesca. Abbiamo proposto a questo Parlamento, che l'ha migliorata e votata, una legge per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione della pesca mediterranea in Sicilia. Il tema delle riforme ha riguardato anche i consorzi di bonifica, gravati nel passato da una situazione debitoria pari a circa 200 milioni di euro. Per superare la situazione ereditata e rendere i consorzi davvero strumento a servizio dell'agricoltura, il Governo ha approvato una proposta, come sapete, di riforma organica del comparto che attualmente si trova in Commissione Bilancio di questa Assemblea. Ottima anche la capacità di spesa raggiunta nell'ambito delle risorse comunitarie riguardanti le misure dell'OCM Vino, impiegando tutte le risorse disponibili nei tempi previsti. Nei 2 anni e mezzo di attività di governo sono stati emanati tutti i bandi per un importo complessivo pari a 122 milioni di euro con 2.081 beneficiari. Abbiamo messo a punto anche un'azione di risanamento finanziario dell'Istituto regionale Vini e Oli in Sicilia per ripianarne le passività contratte nel passato, e lo abbiamo reso efficiente per quanto riguarda il mantenimento e quindi l'esercizio delle gestioni dei comparti vitivinicolo e oleario, ma anche per quanto riguarda l'attività di certificazione e di controllo delle produzioni. Grande attenzione in agricoltura abbiamo voluto riservare anche ai giovani. 1.710 quelli che per la prima volta
si sono insediati in agricoltura, avviando la loro azienda agricola attraverso uno stanziamento complessivo di 235 milioni di euro. La Sicilia oggi si attesta al primo posto tra le regioni italiane per numero di imprese agricole condotte da giovani al di sotto dei 35 anni, con ben 6.673 aziende attive. Non solo, ma i giovani che ne vorranno fare richiesta, abbiamo messo a disposizione anche una parte dei nostri terreni, terreni appartenenti al demanio regionale, quasi sempre lasciati in condizione di abbandono. Abbiamo individuato oltre 1.000 ettari del demanio da assegnare ai giovani aspiranti agricoltori mediante bando pubblico. La delibera di giunta è stata già adottata e si parte intanto con un progetto sperimentale che verrà pubblicato nei prossimi giorni attraverso le organizzazioni di categoria e gli ordini professionali. Stiamo procedendo alla schedatura agronomica per quantificare il valore del fondo agricolo, se cioè dotato di acqua, se raggiunto da strada, se in terrazza o in pianura, tutto ciò che serve perché il giovane aspirante agricoltore possa bene valutare prima di sottoscrivere l'accordo. Sono stati erogati 170 milioni a 3.500 aziende agricole per il mantenimento di 184.000 ettari di agricoltura biologica, numeri che hanno consentito alla Sicilia un altro importante primato. Siamo la prima regione in Italia per numero di aziende biologiche. Per l'utilizzo del marchio di qualità, qualità sicura, garantita dalla Regione Siciliana e approvato dall'Unione Europea e registrato all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, già dal prossimo autunno i consumatori di tutta Europa potranno acquistare i primi prodotti con il nostro marchio. Si è lavorato anche per 8 distretti del cibo inseriti nell'apposito registro nazionale istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole. Un nuovo modello di sviluppo che consenta ai territori di fare squadra e sostenersi reciprocamente anche per la valorizzazione e la promozione del territorio, dell'ambiente e della biodiversità. Per il sostentamento e rilancio della zootecnia, infine, sono stati impiegati 70 milioni di euro e sullo stesso fronte, dopo 3 anni di assenza, sono ripartiti i controlli funzionari negli allevamenti siciliani da latte e da carne, con una governance a guida della regione, consentitemelo, caso unico in Italia, è necessitato, come sapete tutti, dal fallimento dell'ex Aras. E con orgoglio, infine, voglio ricordare che dopo 18 anni è stato rinnovato il contratto integrativo regionale di lavoro degli operai forestali siciliani e dopo 5 anni di attesa approvate le disposizioni attuative che hanno reso possibile il loro impiego anche in altre attività, in altri comparti, penso ad esempio alla pulizia degli arenili e delle spiagge. Un intenso confronto è stato avviato in questi 30 mesi con le categorie rappresentative del commercio, dell'industria e dell'artigianato. Primo impegno, sostenere gli imprenditori con l'uso intelligente delle risorse comunitarie. Sulla spesa per la ricerca, la innovazione e la competitività delle piccole e medie imprese abbiamo raggiunto una spesa pari ad oltre 149 milioni di euro. Sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo Economico un accordo di programma per il sostegno di grandi investimenti che prevedono l'adesione da parte della Regione per una quota di cofinanziamento al fine di poter integrare gli strumenti di programmazione regionale con quelli nazionali. È stata completata la riorganizzazione e il riconoscimento dei distretti produttivi siciliani istituiti nel 2005. Al nostro insediamento le procedure per i rinnovi e i riconoscimenti erano praticamente bloccate. L'istituzione di un apposito servizio
ha superato la fase di stasi e consentito il complessivo rilancio del sistema, che oggi conta 13 distretti produttivi riconosciuti. A proposito di sostegno alle imprese, non si può tacere la istituzione delle due ZES, sulla cui delimitazione non abbiamo perso neppure un giorno di tempo. Nel marzo del 2018 non abbiamo trovato neppure un foglio di carta nel fascicolo, è stata istituita la cabina di regia con la partecipazione dei dipartimenti economia e attività produttive, le autorità portuali, le organizzazioni di categorie e sindacali. Dopo un anno di intenso lavoro, nell'agosto del 2019 la Giunta ha approvato i piani strategici e dopo alcuni mesi anche la proposta integrativa che accoglieva le ultime richieste avanzate dai comuni. Con recente decreto istitutivo del Ministro per il Mezzogiorno, le due ZES siciliane sono già una realtà. Mancano solo le norme attuative da parte del Governo centrale per lanciare l'appello al mondo imprenditoriale locale e straniero affinché venga ad investire nell'isola. Sul piano della digitalizzazione e quindi dell'innovazione, la Regione anche nel 2019, dico anche questo con orgoglio, risulta essere, secondo il rapporto Digital Economy, la Regione italiana con la più ampia copertura a banda larga e ultralarga e nella fascia di eccellenza anche a livello europeo. A fronte di un investimento pubblico di circa 230 milioni di euro, cui possono essere aggiunti ulteriori 280 milioni di investimento privato, l'infrastruttura realizzata oggi è accessibile a più di 2 milioni e mezzo di cittadini siciliani, distribuiti in oltre 1,5 milioni di unità immobiliari abilitate che beneficiano di reti di accesso a internet di nuova generazione, per un totale di circa 200 comuni siciliani serviti e con una copertura di reti mobili superiore al 99%. Attualmente i lavori in corso per il potenziamento e l'ulteriore copertura nelle aree bianche della banda ultralarga registrano cantieri già conclusi in 62 comuni. La formazione professionale, dopo anni di incertezze, polemiche, opacità, abbiamo riacceso i riflettori sulla formazione professionale. La novità consiste nella realizzazione di un nuovo sistema dell'offerta formativa, cosiddetta a catalogo, che pone al centro del sistema il destinatario della formazione e non più l'ente. L'avviso 2 del 2018 ha previsto la realizzazione di percorsi formativi mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia con una dotazione finanziaria di 125 milioni di euro. E poi possiamo entrare più nei dettagli, i corsi autorizzati e avviati sono circa 950, gli allievi inseriti nei percorsi circa 15.000, il personale impiegato iscritto all'albo ad esaurimento circa 3.000 unità. Numerose le misure attuate per favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata, numerosi i tirocini obbligatori per lo svolgimento di periodi di praticantato, la Regione ha sostenuto e sostiene i lavoratori in una condizione di relativo maggiore rischio di fuoriuscita dal mercato del lavoro, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata e ai disabili, e ciò lo ha fatto attraverso un contributo alle imprese denominato bonus per l'assunzione. Altra misura, sono decine ma ve ne sto solo citando alcune, altra misura contribuisce a sostenere le donne che intendono avvicinarsi al mondo dell'artigianato, favorendone l'inserimento lavorativo anche attraverso l'acquisizione delle competenze di base necessarie. Siamo tornati ai cantieri di servizio con 420 progetti approvati che rispondono a interventi di natura sociale, di contrasto alla povertà e di contrasto alla emarginazione sociale. Cantieri di lavoro per 527 progetti ai comuni con oltre 150.000 abitanti.
altri cantieri di lavoro rivolti agli enti di culto, destinati ai disoccupati del territorio e volte a interventi di interesse generale. Il piano di attuazione regionale della garanzia giovani è stato approvato e sono stati pubblicati gli avvisi relativi a tutti i programmi. Vorrei potermi soffermare sull'attività delle politiche sociali per il Covid-19, ma credo sia superfluo farlo, tenuto conto che ogni parlamentare ha seguito da vicino ed è anche intervenuto nell'esercizio delle proprie funzioni in questo senso. Per quanto riguarda le aree di crisi complessa di Termini Imerese e di Gela, sono state garantite misure a sostegno di 450 lavoratori già licenziati e 65 lavoratori sospesi. Sono state garantite le corrispondenti misure di politica attiva a tutti i lavoratori. Per i centri per l'impiego si è pensato ad ammodernarli, a rendere efficienti anche sul piano della digitalizzazione, oltre che sul piano strutturale. È diventato un presupposto essenziale anche in omaggio e per rispetto verso i cittadini utenti. Si è istituita una rete di servizi efficiente e celere. È stato attivato il servizio Agenda Online per la gestione degli appuntamenti da parte dei cittadini, acquistati arredi, supporti informatici, introdotto il protocollo informatizzato in tutti i 65 centri per l'impiego. Per quanto riguarda la istruzione, con un investimento complessivo plurifondo di oltre 1 miliardo di euro, questo Governo ha operato per il superamento delle maggiori criticità rilevate nei settori appunto della istruzione e della formazione professionale. Sono state approvate 2 leggi, lo ricordo, per merito di questo Parlamento e su proposta del Governo, che hanno consentito le 2 leggi di poter colmare alcune lacune, fra tutte la valorizzazione del diritto allo studio. Abbiamo avuto molto riguardo e attenzione verso l'edilizia scolastica frequentata dai nostri figli e dai nostri nipoti. Abbiamo dedicato alla sicurezza di quegli immobili 525 milioni di euro in questi 2 anni trascorsi per eseguire 1.576 interventi, oltre al potenziamento della scuola digitale e alla fornitura di dispositivi informatici individuali. Inutile dire che abbiamo potenziato e incrementato le borse di studio e i sussidi a favore degli studenti universitari meritevoli ma in stato di bisogno, il sostegno dei dottorati di ricerca, delle scuole di specializzazione di area medica e delle istituzioni di ricerca, il rafforzamento del raccordo tra scuola e università e tra sistema dell'istruzione e il mondo del lavoro. Dovendo trattare dei beni culturali, non posso intanto non presentare formalmente all'Aula il nuovo assessore, il dottore Alberto Samonà, siciliano di Palermo. Gli auguro un buon lavoro e sono sicuro che saprà farsi apprezzare per la competenza, la sobrietà e l'entusiasmo che mette nell'esercizio del suo impegnativo ruolo. Molteplici sono stati gli interventi dell'assessorato volti alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale dell'isola. Ne cito solo alcuni degli interventi. È stato completato dopo 2 decenni di attesa il percorso di istituzione dei parchi archeologici. Sono 14, per 10 in modo particolare, in una condizione di assoluto abbandono, è stata stanziata la somma di 20 milioni di euro per elaborare, e sono in corso di elaborazione, progetti di riqualificazione, cioè la videosorveglianza, le recinzioni, i servizi igienici, i vialetti, la toponomastica, tutto quello che può servire per rendere gradevole un vasto parco archeologico
e quindi non sempre in condizione di poter essere tenuto sotto manutenzione. Abbiamo reso possibile la legge votata da questo Parlamento nella scorsa legislatura sugli ecomusei. Mancavano i comitati scientifici, li abbiamo finalmente realizzati e abbiamo riconosciuto le prime 11 strutture. Alla rete museale guardiamo con un occhio critico. I nostri musei, fatta qualche eccezione, appaiono tristi, non sufficientemente adeguati ai nuovi criteri di museografia e di museologia. Al museo di Marsala, dedicato alla nave, abbiamo voluto ricostruire il relitto individuato nei fondali nel 1999 dal compianto assessore Sebastiano Tusa, al quale va il mio e il nostro commosso pensiero costantemente. Assieme al museo della nave di Marsala stiamo lavorando per realizzare il museo della nave a Gela. Dopo un'annosa definizione del contenzioso sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria i lavori per realizzare questa bellissima struttura all'interno di quel polmone verde chiamato Bosco Littorio. Allo stesso tempo si sta procedendo alla riqualificazione dell'esistente museo archeologico, eliminando la struttura giudicata pericolosa, costruendone quindi una parte nuova. Sono iniziati nel frattempo i lavori per la realizzazione del primo museo della fotografia siciliano, che stiamo allestendo all'interno dello storico villino Favaloro a Palermo. Sono state riaperte alcune sale del Museo Salinas, sempre della città capoluogo, aggiudicata la gara per il Museo Archeologico di Catania nell'ex manifattura dei tabacchi. Abbiamo acquistato la stazione ferroviaria dismessa nella piana di Termini Imerese per realizzarvi il museo della battaglia di Imera. Anche questa era stata una felice intuizione che mi era stata sottoposta dall'assessore Tusa. A Sciacca abbiamo ammodernato e stiamo ammodernando la chiesa la chiesa di Santa Margherita, per farne un auditorium, e contiamo anche di poter riqualificare l'annessa struttura conventuale che può ospitare un museo multidisciplinare. Salvaguardare il patrimonio immobiliare della Regione, l'ho detto all'inizio, è un dovere istituzionale, più volte sollecitato dalla magistratura contabile. Se poi quel patrimonio presenta anche un valore culturale, l'intervento di tutela assume un significato ancora più forte. In quest'ottica ci siamo mossi, d'intesa con l'Ente di Sviluppo Agricolo, per la riqualificazione di 4 borghi rurali fra i 9 realizzati a suo tempo dall'Ente per la colonizzazione del latifondo siciliano. Sono il Pietrolupo di Mineo, il Borgo Bonsignore di Ribera, il Borgo Borzellino di Palermo, per i quali sono in corso di espletamento le gare per l'aggiudicazione dei lavori. Per il 4° borgo, il Grutta d'Aurea di Butera, si attende il progetto esecutivo assunto a carico dallo stesso Comune. Si tratta naturalmente di edifici sottoposti a vincolo e per i quali, lo sottolineo, per i quali una norma votata dall'Assemblea regionale nella scorsa legislatura ha previsto il recupero e la destinazione ad attività turistiche o agrituristiche affidate nella gestione a terzi, senza alcuna alterazione quindi della cubatura esistente. Inutile parlare del restauro di altre 40 chiese e 10 palazzi di interesse culturale. Abbiamo fatto ripartire finalmente dopo 8 anni gli scavi archeologici per la valorizzazione dei reperti e degli insediamenti. È stato riaperto il castello Eurialo di Siracusa e qui la mia memoria va al compianto sovrintendente
di Siracusa che tanto si è prodigato per questa iniziativa. Abbiamo proceduto all'esproprio del castello di Schisò e dello storico, perché di grande interesse culturale, casolare appartenuto al militante Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel 1978. La stessa procedura si sta seguendo per l'ex fornace di Scicli. Il Reale Albergo delle Povere a Palermo ospiterà il centro per il catalogo con tutte le sue sezioni. In più, la emeroteca della Biblioteca regionale e un ampio spazio dedicato agli eventi espositivi. Sono stati già impegnati 10 milioni di euro per i lavori di ammodernamento e così il catalogo, il cosiddetto centro per il catalogo, ha un nome particolare, molto strano e anche difficile da pronunciare. Il centro per il catalogo potrà finalmente essere accorpato in un solo sito, con la sezione fotografia, la sezione cartografia, la sezione dedicata ai filmati, la sezione dedicata all'antropologia. Una importante operazione di recupero si sta compiendo a Messina, nell'ex ospedale Regina Margherita. Si tratta di riqualificare un intero quartiere con la realizzazione della cittadella della cultura. Gli immobili che erano adibiti ad ospedale, risalenti all'architettura razionale, verranno trasformati in spazi culturali. Sarà allestito il Museo del Terremoto, il Museo archeologico, gli uffici della soprintendenza e la Biblioteca regionale di Messina, che ancora rimane da 20 anni divisa in 3 diversi immobili. Stiamo procedendo anche a dare un futuro al dismesso ospedale Vittorio Emanuele di Catania, che risale alla seconda metà dell'Ottocento, dopo il trasferimento all'ospedale San Marco. Con una convenzione fra la Regione e l'ASP è stata finalmente decisa la trasformazione di quell'ex ospedale in un grande polo museale che ospiterà anche per la prima volta in Sicilia il Museo Vulcanologico, cioè il Museo dell'Etna. Infine abbiamo impegnato e deliberato 18 milioni di euro per riqualificare 9 dei nostri musei regionali con nuove arredi e sistemi tecnologici. Sul turismo dirò poche cose. I dati precedenti al coronavirus indicavano la Sicilia come una delle regioni col più alto tasso di crescita del turismo. Nel 1919 le presenze straniere hanno superato i 7 milioni e 600 mila unità. Abbiamo avviato una campagna di comunicazione negli aeroporti nazionali e in quelli internazionali. Abbiamo affidato la valorizzazione della realtà territoriale e del segmento enogastronomico, quello che sta di solito fuori dagli itinerari ufficiali, ad un treno d'epoca chiamato il Treno Storico del Gusto, in collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato e Slow Food. Naturalmente abbiamo registrato decine e decine di migliaia di visitatori, mentre i nostri stand nelle borse e nelle fiere internazionali, lo dico con orgoglio, secondo la stampa, sembrano essere quelli più frequentati e visitati. Abbiamo realizzato la geomappa dei borghi storici e rurali, pubblicata sul sito del geoportale Sicilia, e sono stati inseriti quei borghi che hanno dimostrato di avere rispettato i disciplinari di qualità. Un protocollo d'intesa è stato sottoscritto con la Conferenza Episcopale di Sicilia, volto a definire e a promuovere il patrimonio legato ai luoghi di culto, dei riti, delle feste e delle tradizioni religiose. Lasciatemi dire in questo contesto del turismo che
abbiamo pensato tanto al turismo termale, di cui da qualche tempo non si parla più in Sicilia. Dopo gli anni di chiusura del passato, abbiamo ripreso in mano le questioni relative alla riapertura delle terme storiche di Acireale e di Sciacca, pilastri di un sistema termale siciliano da rilanciare e con una grande ricaduta sullo sviluppo turistico dell'isola. Per le terme di Sciacca è stato pubblicato finalmente il bando, dopo tante questioni tecniche legate soprattutto alle sistemazioni catastali, e il bando scadrà in questo mese di luglio. Per le terme di Acireale, dopo 2 anni di grave difficoltà determinate dalla procedura esecutiva in relazione ad un credito di circa 9 milioni di euro, la Regione è riuscita a superare ogni ostacolo ed ha acquistato gli edifici di proprietà della società Terme. A breve, quindi, sarà possibile anche per le Terme di Acireale procedere alla pubblicazione del bando per l'affidamento in concessione. Sullo sport abbiamo finalmente acceso un riflettore sul capitolo dedicato alle strutture, agli impianti sportivi, in un rapporto di rinnovata collaborazione con il CONI. Inevitabile, servono nuove risorse, serve una ricognizione che abbiamo affidato ad un apposito gruppo di lavoro. Crediamo che il Giro d'Italia e il Giro di Sicilia, non solo per gli appassionati di ciclismo, possa essere una buona occasione per promuovere, con i nuovi mezzi televisivi, per promuovere alcuni angoli suggestivi del nostro territorio. Lo abbiamo già fatto nel 2018 e nel 2019. Quest'anno avremmo riavuto questa importante manifestazione se l'epidemia non ce l'avesse impedito. Per quanto riguarda lo spettacolo, abbiamo raccolto il grido d'allarme delle imprese che stavano già male prima e dopo l'epidemia stanno malissimo. Stiamo venendo incontro tuttavia ai gestori, a quelli pubblici e a quelli privati, perché la valorizzazione dei luoghi della cultura passa anche attraverso il coinvolgimento delle sale teatrali e cinematografiche. Per le prime sono stati finanziati 166 interventi. Ammoderniamo le sale teatrali. In Sicilia ce ne sono 311. Sono rimasto sorpreso nell'apprendere questa notizia. E lo stesso stiamo facendo per le sale cinematografiche, in gran parte appartenenti a privati. È stato assicurato il finanziamento triennale per i teatri regionali ed è stato considerevolmente incrementato il Fondo Unico Regionale dello Spettacolo. Nell'ambito della materia legata alle manifestazioni si è provveduto, naturalmente, in questi 2 anni e mezzo a dare sostegno a iniziative di particolare rilevanza, alcune delle quali ormai sono accreditate fra le migliori in Italia. Ambiente. Per la prima volta nella storia della Regione, l'attività di pianificazione ambientale si concretizza in una serie di piani strategici per la tutela del territorio e della incolumità pubblica. Ne cito solo alcuni: il piano di gestione del rischio alluvioni era atteso da 3 anni, il piano regionale di tutela della qualità dell'aria, definita la carta degli impianti a rischio di incidente rilevanza, trasmessi al Ministero i piani per la mitigazione dell'inquinamento acustico relativo agli agglomerati di Palermo, Catania, Messina e Siracusa, scongiurando peraltro l'attivazione di una procedura di infrazione. Ci siamo occupati anche del doloroso capitolo delle valutazioni e autorizzazioni ambientali, doloroso per i tempi lunghi ai quali eravamo abituati nel passato. Questo capitolo si arricchisce finalmente di qualche novità positiva, anche se ancora c'è tanto da fare per abbreviare le attese per il parere. Intanto abbiamo provveduto al rinnovo dell'apposita commissione, formata da esperti che hanno risposto ad un apposito avviso pubblico, ed è stato creato e messo in esercizio il portale ambientale per il deposito delle istanze.
Nell'ottica di salvaguardare e valorizzare il patrimonio sono stati potenziati i protocolli di collaborazione con ARPA Sicilia e abbiamo definito la sua sede principale nello storico complesso Roosevelt presso la Daura di Palermo, che diventerà una sorta di centro per la ricerca ambientale in collaborazione con altre prestigiose istituzioni pubbliche e private. Il Corpo Forestale. Era destinato all'estinzione lo storico Corpo delle Guardie Forestali, organo di polizia amministrativa della Regione che da circa 50 anni espleta con competenza e passione le proprie funzioni a tutela dell'ambiente, della natura e dei suoi prodotti. Per noi il Corpo delle Guardie Forestali va potenziato e dotato di ogni strumento per metterlo nelle condizioni di affrontare i nuovi impegnativi compiti che la realtà territoriale impone. Con una legge proposta dal Governo e votata da questo Parlamento è stato eliminato il blocco del turnover, è stata rideterminata la dotazione organica del personale del comparto previsto per 1.380 unità, è stato avviato il processo per la celebrazione dei concorsi che speriamo di poter mettere in atto nel più breve tempo possibile. Sul fronte dell'antincendio è stata potenziata la flotta regionale di 8-10 elicotteri, lo ricordo è stata ridotta di circa il 30% la superficie boscata percorsa dal fuoco nell'ultimo triennio e ciò nonostante l'aumento del numero degli incendi. Il piano amianto, questo Parlamento nella scorsa legislatura ha votato una legge molto articolata, purtroppo è rimasta inapplicata. Noi abbiamo dato vita ad una norma importante di quella legge sull'amianto che prevede la redazione di un piano per la documentazione e l'accompagnamento. È stato dato avviso di pubblicazione e della procedura VAS e si è in attesa della fase di scadenza per le eventuali osservazioni. Credo che la data di scadenza sia il 7 di luglio. Anche per l'urbanistica abbiamo voluto adottare alcune iniziative per la tutela e la corretta gestione dell'ambiente e quindi nel contrasto a ogni fenomeno di abusivismo edilizio. È stato predisposto il disegno di legge sulla riforma della disciplina urbanistica, norme per il governo del territorio. È stata esitata favorevolmente dalla quarta commissione dell'Assemblea regionale e oggi è incardinata in quest'Aula per ricevere tutti i contributi migliorativi necessari. Vado a saltare. Anche l'autorità di bacino, istituita da questo Parlamento su proposta del Governo, si è rivelata assolutamente utile. È stata predisposta la strategia regionale per la lotta alla desertificazione, è stato avviato l'aggiornamento globale del piano di assetto idrogeologico, è stato avviato l'aggiornamento del piano di gestione del distretto idrografico, è stato varato, siamo la prima regione in Italia, è stato varato il piano di azione di lotta alla siccità, che rappresenta una delle quattro macro azioni che sostengono la lotta alla desertificazione. I fiumi, i corsi d'acqua, da 20-30 anni i nostri corsi d'acqua non conoscevano un mezzo meccanico per la loro pulitura, per la loro manutenzione. Una ottantina di interventi fra il 2019 e questa parte del 2020 abbiamo effettuato per un valore di oltre 60 milioni di euro. I fiumi vengono puliti dopo la segnalazione dell'autorità di bacino, qualche volta dopo la segnalazione degli stessi sindaci e si interviene con la necessaria tempestività per evitare esondazioni, per evitare alluvioni, per evitare danni. Abbiamo affidato uno studio analitico
su una delle realtà più pericolose della nostra isola, la foce del fiume Salso, che lambisce una parte dell'abitato di Licata. Ebbene, lì si prevede un intervento complesso e articolato per diversi milioni di euro. Abbiamo affidato l'incarico ad un docente universitario. Contiamo entro il mese di luglio di poter avere le risultanze di quello studio. L'ufficio per il dissesto, contro il dissesto idrogeologico, che ho l'onore di guidare, abbiamo potuto constatare che non esiste una sola parte della provincia, delle province isolane, in cui non ci sia stato un dissesto, e non esiste una sola provincia in cui non ci sia stato un intervento da parte di quella struttura. Pensate, nel biennio 2016-17, cioè il biennio precedente la nostra gestione, i finanziamenti erogati per il dissesto idrogeologico erano 24 milioni di euro. Nello stesso periodo, ma nel biennio 18-19, siamo passati a 329 milioni di euro di interventi, una percentuale di incremento del 926%. Si interviene non solo per rimuovere le cause del dissesto idrogeologico, ma anche contro l'erosione delle coste. In tal senso sono stati già stipulati accordi con i comuni sulla fascia del Tirreno e si interviene anche sulla costa del sud-est. Nel frattempo è stato varato dalla stessa struttura contro il dissesto, in collaborazione con l'autorità di bacino, il piano contro l'erosione delle coste affidato ad un gruppo di docenti universitari. Dovrei soffermarmi un po' di più sui rifiuti. Presidente, lei non me ne vorrà. Lei, Presidente, lei è libero di parlare quanto vuole. No, mi dispiace, ma sono alcuni temi. Non c'è, nel regolamento dell'Assemblea non è previsto un limite per l'intervento del Presidente. No, non vorrei approfittare della pazienza e della cortesia dei signori deputati, è sua naturalmente. Il sistema dei rifiuti in Sicilia è stato costruito e alimentato nel corso degli ultimi decenni per favorire un perverso intreccio tra politica, burocrazia e imprenditoria privata. Perverso perché l'obiettivo finale non era quello di assicurare un servizio di primario interesse pubblico efficiente e rispettoso delle regole economico, in linea con le innovazioni tecnologiche e sotto il costante controllo della politica. No, no, non era questo il fine. Si è dato vita ad un pericoloso oligopolio che controlla circa l'80% del trattamento dei rifiuti nell'isola, con la politica assente o perlomeno distratta e qualche volta acquiescente, con certa burocrazia corrotta che gestiva i processi autorizzativi nell'interesse del privato, il quale in alcuni casi, nella spregiudicatezza della propria condotta, si muoveva con metodi tipici delle organizzazioni mafiose e criminali. Questo disegno perverso è stato reso più agevole dal permanere in Sicilia di un patologico stato emergenziale che si è protratto per oltre 20 anni. Due leggi, quella degli ATO e quella delle SRR, giudicate poi inapplicabili dalla magistratura contabile, e la nomina di 3 commissari straordinari da parte del Governo nazionale non sono bastati a dare una soluzione all'annoso e pericoloso problema dei rifiuti in Sicilia. In cambio, la politica a tutti i livelli e in tutti i settori ha potuto in questi 20 anni procedere all'assunzione senza concorso di migliaia di persone in quel comparto che oggi
rende in quest'aula quelle persone il pegno umano su cui trovare l'intesa per portare al voto il disegno di legge sui rifiuti presentato lo scorso anno da questo governo. E giustamente, dico io, giustamente, perché al di là dei metodi sbagliati adottati nel passato, abbiamo oggi tutti il dovere di salvaguardare il lavoro più che il posto di lavoro, di ogni madre e padre di famiglia. E l'intesa in questo senso, ne sono certo, sarà trovata in quest'Aula. Tuttavia quel disegno di legge da solo non basterebbe, una volta approvato, a liberare la nostra isola dall'incubo dell'emergenza, oggi non più costante come qualche anno fa, ma pur sempre in agguato. Non più costante perché in questi 30 mesi, con alcune mie ordinanze e con la responsabile condivisione dei sindaci, la raccolta differenziata nell'isola è passata dal 16% del 2017 al 42%, il che significa meno rifiuti in discarica, meno introiti per le aziende private. E avrebbe una percentuale ancora più alta la Sicilia se le città metropolitane, solo per fare un esempio, non si fossero fermate ad una differenziata che non supera in media il 17%. Come è noto, la nostra dotazione impiantistica trovata all'insediamento di governo appariva insufficiente, tanto insufficiente da indurre il governo Renzi prima e il governo Gentiloni dopo a prescrivere alla Sicilia la soluzione di spedire una parte dei rifiuti fuori dall'isola, con costi significativi a carico dei comuni e quindi dei cittadini. Abbiamo scongiurato questo pericolo, fra mille difficoltà, e nello stesso tempo abbiamo proceduto alla redazione del piano regionale dei rifiuti nel dicembre del 2018. Per noi l'impegno si è concluso nel dicembre del 2018. Tutto quello che è avvenuto dopo è chiaro ed è sotto gli occhi di tutti: le osservazioni da parte delle competenti commissioni, le osservazioni delle autorità ministeriali che hanno anche prescritto almeno due termovalorizzatori in Sicilia. E proprio in queste settimane, per rispondere e replicare in maniera compiuta alle osservazioni, abbiamo affidato l'incarico ad alcuni docenti universitari per perfezionare alcuni aspetti del piano regionale dei rifiuti che contiamo di poter definire entro il mese di agosto. Nel frattempo abbiamo proceduto per accelerare il completamento di alcuni impianti pubblici e per aprirne di nuovi. Ricordo la nomina a commissario senza poteri per un anno per mia rinuncia. Si è lavorato per realizzare 6 nuovi impianti pubblici, 2 di compostaggio e 4 per lo smaltimento dei rifiuti. Oggi l'impianto di compostaggio di Vittoria è in fase di costruzione, prevista la consegna a ottobre. I primi 3 impianti di smaltimento, la vasca di Bellolampo e 2 a Trapani, hanno concluso l'iter autorizzativo ambientale. L'impianto di compostaggio di Castel Termine è in fase di autorizzazione ambientale, l'impianto di smaltimento rifiuti di Castellana è in fase di verifica tecnico-ambientale, altri 3 impianti di compostaggio con progetto esecutivo in fase di autorizzazione, a Ravanusa, Sciacca, Caleta Fimi Segesta, 7 impianti di compostaggio in programmazione per Palermo, Bagheria, Castelbuono, Gran Michele, Calatambiente, Pachino, San Cataldo e Enna, 2 impianti di smaltimento rifiuti con progetto esecutivo in fase di autorizzazione in Contrada Pace a Sciacca, 1 impianto di smaltimento dei rifiuti in costruzione a Gela, la consegna è prevista entro luglio, 3 impianti di smaltimento dei rifiuti in programmazione a Catania, Pachino, Ragusa. Nella Sicilia orientale, invece,
ad opera del commissario da noi appositamente nominato, sono stati individuati sette siti, non sette impianti, attenzione. Per tre di questi sono già stati redatti e trasmessi i progetti preliminari, i documenti preliminari alla progettazione. Per gli altri aspettiamo ancora di poter ottenere il consenso e l'intesa dei comuni. Le previsioni di aumento dell'impiantistica, si tratta pur sempre di impianti di piccola e media dimensione, presuppongono un rapido avvio e svolgimento da parte dei competenti soggetti per compiere tutte le azioni possibili finalizzate a liberare finalmente il sistema dei rifiuti dal condizionamento diretto o indiretto delle aziende private. Il mio governo sta analizzando perciò alcuni altri studi per verificare ogni possibile soluzione scientificamente compatibile con l'ambiente e con la salute dei cittadini per scongiurare la realizzazione di nuove discariche e per porre fine ad una vergognosa, eterna emergenza servita solo a personaggi contigui alla mafia e a funzionari pubblici infedeli. Stiamo lavorando sul collaudo di 18 dighe, mai collaudate in questi ultimi 30 anni, le procedure sono in fase di espletamento, mentre è stata già aggiudicata la gara per il completamento della diga di Pietrarossa nella piana di Catania, dopo che finalmente il precedente governo, va dato atto, ha sciolto il nodo, l'eterno nodo che si trascinava da decenni a seguito del rinvenimento di un reperto archeologico nei fondali della diga. Abbiamo istituito l'ufficio speciale per le bonifiche dei siti inquinati, abbiamo scoperto esistere in Sicilia 511 discariche ormai non più in uso e per capire quale di questi sia inquinante abbiamo affidato l'incarico all'INGV che sta procedendo alla caratterizzazione delle stesse discariche. È stato definito il piano energetico ambientale e con esso i documenti necessari alla fase di valutazione ambientale strategica. Lo strumento prevede il governo energetico del territorio con un orizzonte fino al 2030. Abbiamo definito le procedure che attraverso risorse inutilizzate hanno consentito a 378 comuni su 390, vale a dire al 98% del totale, di dotarsi di un esperto in energia. Oggi sono 120 i comuni che hanno provveduto alla nomina di questo esperto per collaborarli nei progetti energetici. Accelerare la spesa pubblica, puntare su investimenti infrastrutturali e aprire quanti più cantieri è stata la nostra linea maestra, seguita in questi primi 30 mesi, il che ha comportato un particolare carico di lavoro soprattutto per il Dipartimento Tecnico e, perché no, anche per l'Ufficio Speciale della Progettazione, nonostante le poche unità a disposizione. Veniamo alle infrastrutture, a cominciare da quelle ferroviarie. Diverse sono le opere già avviate sotto il nostro governo, a cominciare dal nodo passante di Palermo sino a Punta Raisi. Quando siamo arrivati l'opera era sospesa e circa 500 dipendenti protestavano davanti alla sede dell'assessorato. Non solo abbiamo fatto ripartire i lavori, ma li abbiamo anche completati. Nel frattempo sono iniziati i lavori per la costruzione della stazione ferroviaria di Capaci ed entro novembre è previsto il completamento di questa infrastruttura.
Sempre a Palermo abbiamo dato inizio alla demolizione del vicolo Bernava per poi realizzare la galleria ferroviaria, lavori attesi da circa 20 anni, e sono in fase di conclusione i lavori per l'ammodernamento della tratta ferroviaria Marsala-Castelvetrano, 54 milioni, se ne parlava da 30 anni. Abbiamo dato avvio ai primi 40 chilometri del raddoppio ferroviario della Catania-Palermo, 400 milioni di euro. Entro settembre del prossimo anno attiveremo il primo binario che consentirà intanto un risparmio di percorrenza di 13 minuti. Dopo 18 mesi, tra qualche settimana, completiamo i lavori della fermata, ora stazione, di Fontanarossa, a pochi metri dallo scalo aeroportuale di Catania. Nel febbraio 2019 abbiamo ottenuto, dopo nostre pressanti sollecitazioni, la riapertura della linea ferroviaria Caltagirone-Catania e abbiamo completato le progettazioni dei 5 lotti mancanti al raddoppio ferroviario Catania-Palermo, già trasmesse al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Per la rete ferroviaria Trapani-Alcamo via Milo, interrotta, sentite, dal 2012, si aspetta soltanto il parere del Ministero dell'Ambiente per poter mandare in gara il progetto, che avrà un costo di circa 200 milioni di euro. A settembre sarà finalmente bandita la gara per il raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiume Freddo sul versante ionico. Oltre all'impegno sul fronte infrastrutturale, abbiamo, sempre in materia ferroviaria, pensato alla riorganizzazione del servizio, istituendo l'osservatorio dei pendolari e articolando una nuova pianificazione corredata dall'arrivo di 5 nuovi treni POP, se ne aggiungeranno altri 7 entro quest'anno. Lasciatemi sottolineare con piacere e soddisfazione come nel 2019 il movimento dei passeggeri sui treni dell'isola abbia registrato una crescita di oltre 1.200.000 in più rispetto all'anno precedente. Segno evidente che il contratto decennale sottoscritto da noi con Trenitalia sta portando ad un innalzamento della qualità dei servizi e degli incentivi, ancora assai pochi, e al tempo stesso è il segno che fra l'utenza si riscopre il valore ambientale, la sicurezza, la comodità e il fascino del treno. Anche per questo, tra qualche giorno, inauguriamo a Palermo il biglietto unico per poi estenderlo a Messina e a Catania. Sul versante della viabilità primaria, al Consorzio Autostrade Siciliane si è fatto un gran lavoro in questi ultimi 30 mesi, sia per renderlo efficiente e adeguato alle funzioni per le quali è stato costituito alla fine degli anni 90, sia per renderlo trasparente e sottrarlo alle perverse logiche clientelari e affaristiche che lo avevano per anni governato, come dimostrano peraltro anche le più recenti vicende giudiziarie. Basti pensare che solo nel 2019 il CAS, pur con una paurosa carenza di personale tecnico, ha espletato circa 90 gare ed effettuato oltre 60 interventi sulle arterie di sua competenza, A20, A18 e Siracusa-Gela. Entriamo un attimo nel dettaglio a proposito del lavoro svolto dal Consorzio Autostrade Siciliane. Sono stati riavviati i lavori della Siracusa-Gela per realizzare il tratto Rosolini-Modica lungo 20 chilometri. Entro ottobre consegneremo i primi 10 chilometri di autostrada che porteranno sino a Ispica. Sono state completate 2 opere rimaste incompiute per diversi anni: la Maremonte allo svincolo di Canicattì dal valore di 12 milioni e la Noto Pachino per 18 milioni. Dopo anni è stata riavviata l'opera più complessa, certamente, il viadotto Ritiro, 60 milioni, sulla tangenziale di Messina, che si trova in una quota circa 60 metri da terra. Sono iniziati circa 6 mesi fa i lavori anche per eliminare un'altra vergogna, la frana di Letoianni, rimasta lì a interrompere il traffico sulla carreggiata nord dell'autostrada Messina-Catania
per diversi anni, proprio a causa di quel CAS, così com'era negli anni precedenti. Nei confronti dell'ANAS, dopo una iniziale nostra condotta improntata a spirito di comprensione e di tolleranza, abbiamo tenuto un atteggiamento determinato, di critica, di energia e di pungolo. Questa condotta ha consentito il raggiungimento di alcuni obiettivi, in verità, e quindi serve, come la ripresa dei lavori sui tre lotti della Nord-Sud bloccati al nostro insediamento. Oggi è stato riaperto il primo lotto di 6,5 km. Ma la realtà nel resto dell'isola sulla viabilità primaria di competenza statale rimane assai penosa per la mancata manutenzione da un lato e per la lentezza e la criticità dei cantieri dall'altro. Un accenno alle strade provinciali. Abbiamo redatto il piano delle strade provinciali nel gennaio 19 per aiutare le ex province alla manutenzione straordinaria. Abbiamo adottato una dotazione di 100 milioni di euro per realizzare 70 interventi, molti dei quali sono stati già realizzati. Altri 130 dal valore di circa 150 milioni abbiamo finanziato a favore delle città metropolitane e dei liberi consorzi. A Roma abbiamo chiesto un commissario per le strade provinciali siciliane, che, lo ripeto, non sono di competenza regionale. Abbiamo chiesto un commissario nella persona del provveditore alle opere pubbliche, l'ingegnere Iavolella. Sono passati 21 mesi. Questo tema lo abbiamo riproposto all'attuale ministro delle infrastrutture. Abbiamo concordato almeno 700-600 milioni di euro per affrontare soltanto una parte del problema legato alla manutenzione delle strade provinciali. La portualità minore, quella cioè di competenza regionale, è stata interessata da un intenso e diffuso processo di riqualificazione. Dopo anni abbiamo reso possibile la ripresa dei lavori nel porto di Castellammare del Golfo ed è pronta la progettazione per il completamento di questa infrastruttura, costerà 20 milioni di euro. Si lavora alacremente anche al nuovo porto di Sant'Agata di Militello, nel Messinese, ed entro l'anno completiamo l'opera, 35 milioni di euro. Sono stati ultimati i lavori nei porti di Mazara del Vallo, Riposto, e nel frattempo sono iniziati quelli nei porti di Marsala e Sciacca, mentre entro questo mese di luglio aprono i cantieri nei porti di Marinella, di Selinunte e Pantelleria. Sono stati finanziati i porti di Marettimo, 24 milioni, di Malfa, 19 milioni, Favignana, 26 milioni, Linosa, 7 milioni, e ancora Lampedusa, Vulcano, Lipari, Ustica. Già completati i lavori nello scalo marittimo sotto Monastero di Lipari e nei prossimi giorni andrà in gara il progetto di riqualificazione del porto di Favignana. Non mi soffermo sugli altri interventi minori, sempre a Lampedusa, a Linosa, a Lipari, a Pantelleria, a Santa Flavia, a Cefalù, a Donna Lucata, a Scoglitti e a Pozzallo. Col patto per il Sud sono stati finanziati 400 progetti per circa 330 milioni di euro, 70 riguardano i centri storici nei piccoli comuni. A Messina abbiamo finanziato con 25 milioni la rifunzionalizzazione della via Don Blasco, che servirà a decongestionare il traffico pesante con la demolizione di ben 50 baracche. A Catania si lavora per la cittadella giudiziaria, cioè per il nuovo Palazzo di Giustizia, dopo aver abbattuto il vecchio Palazzo delle Poste. 100 milioni sono stati destinati ai parcheggi delle tre città metropolitane e ai comuni con oltre 30 milioni di abitanti, Avola, Marsala, Alcamo, Caltagirone, Cireale, Siracusa, Agrigento. A Palermo abbiamo affidato le procedure al Dipartimento Tecnico per realizzare un grande centro congressi all'interno dell'ente Fiera. È assurdo che la Sicilia debba rimanere fuori dal turismo congressuale.
La struttura comprenderà 5.000 posti a sedere e costerà circa 15 milioni di euro. Avrei le politiche della famiglia e le politiche sociali con l'attivazione dei fondi disponibili per l'assistenza domiciliare per gli anziani non autosufficienti, per le comunità alloggio per minori, per la creazione di parchi giochi inclusivi, il fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza che è stato complessivamente impegnato e quasi tutto erogato per 462 milioni di euro. Inoltre, nell'ambito della disabilità sono stati impegnati 107 milioni di euro. Per il terzo settore sono stati sottoscritti gli accordi di programma finanziati con fondi nazionali per le solitudini involontarie, specie nella popolazione anziana, e per la prevenzione e il contrasto alla ludopatia. La ludopatia, come sapete, è una patologia molto, molto diffusa, soprattutto fra i giovani, e purtroppo la Sicilia ne è pesantemente colpita. Per quanto riguarda la violenza di genere, sono stati utilizzati gli 8.600.000 per i contributi alla gestione dei centri antiviolenza e le case rifugio operanti in Sicilia. Sono state inoltre create 16 nuove case rifugio e altre 15 sono in corso di realizzazione, e per favorire l'integrazione degli immigrati abbiamo partecipato agli avvisi per complessivi 2.300.000 euro. Impossibile poterli elencare tutti. Vado verso la conclusione. Salute. Il Dipartimento Salute, si dice, quando c'è la salute c'è tutto. Noi in Sicilia possiamo dire di avere una politica per la salute che adesso non ha più motivo di soffrire di complessi di inferiorità. Ha ancora tanta strada da fare, ma l'abbiamo messa duramente alla prova questa struttura ed ha risposto in maniera assolutamente significativa. Intanto mi occuperei della carenza di personale, che è la cosa più vistosa. Dal gennaio 2018, quando ci siamo insediati, al marzo 2020 sono oltre 7.500 i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato nel comparto della sanità siciliana. Diciamolo. Si tratta di circa 2.000 dirigenti medici, 2.500 infermieri, oltre 700 operatori sociosanitari e più di 2.300 lavoratori con alti profili. Naturalmente non ci siamo fermati. Al momento sono in corso i colloqui della mobilità di due concorsi di bacino per infermieri e operatori sociosanitari per circa 1.600 posti. Si sta inoltre procedendo alle stabilizzazioni del personale dei precari storici, si tratta di 250 persone. La rete ospedaliera, la rete sul territorio. Uno dei primi atti del nostro governo è stato il riordino della rete ospedaliera, come sapete, secondo i parametri del decreto Balduzzi, ma guardando con attenzione alle esigenze del territorio. Nel gennaio del 2019 il piano è stato adottato, avendo superato il vaglio ministeriale. Nei giorni scorsi abbiamo adottato un decreto che prevede la riorganizzazione delle terapie intensive e subintensive. Ebbene, essa prevede l'incremento strutturale di posti letto in terapia intensiva in complessivi 719. La ristrutturazione dei pronto soccorso, con separazione dei percorsi assistenziali e con la individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di Covid-19. L'aumento dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari.
l'acquisto di 16 ambulanze dotate di barella ad alto contenimento. Si tratta insomma di interventi che consentono alla Regione il pieno utilizzo degli stanziamenti statali pari ad oltre 130 milioni di euro. Con due decreti assessoriali sono stati finanziati l'ammodernamento dei principali pronto soccorso, delle guardie mediche e di molti nuovi reparti, tra tutti un fiore all'occhiello e l'unità di odontoiatria speciale che bene conoscono i deputati di Acireale, che consente di curare migliaia di persone disabili, una vera e propria carta, un biglietto da visita di grande prestigio per la sanità siciliana. Sono state particolarmente significative le attività che hanno portato all'apertura di 3 nuovi ospedali, il Giovanni Paolo II di Ragusa, quello di Biancavilla e San Marco di Catania. Per quest'ultimo ci saremmo trovati un'altra eterna incompiuta se la Regione, con un po' di rischio e con qualche coraggio, non fosse intervenuta in maniera repentina. Sono stati pianificati con l'ex articolo 20 della legge 67 dell'88 interventi in infrastrutture per oltre 1 miliardo di euro. Interesseranno le aree di Palermo, le aree di Siracusa, dove saranno costruiti i 2 nuovi ospedali che le rispettive città aspettano da anni. In particolare per Siracusa il bando è stato già pubblicato, il giorno 22 giugno si sono chiusi i termini del concorso di idee e quindi presto si procederà alla relativa selezione. 3 i grandi interventi programmati per la infrastrutturazione sanitaria di Palermo e dell'Interland per complessivi 456 milioni di euro. Si tratta del nuovo ospedale Ismet 2 di Carini, che andrà a integrarsi con la nuova sede Rimed in fase di realizzazione e già finanziata con altri fondi di provenienza comunitaria, e il nuovo distretto sanitario che inglobirà realmente gli ospedali Villa Sofia e Cervello con un costo di 280 milioni di euro. Accogliendo una richiesta che ci è arrivata dal Consiglio Comunale di Lampedusa, stiamo esaminando la possibilità di realizzare in quell'isola, avamposto d'Europa in tutti i sensi, una piccola ma efficiente struttura ospedaliera. Inutile dire che siamo orgogliosi per avere raggiunto il livello LEA previsto dagli organi di valutazione e non è un caso che alla Regione sia stata assegnata una premialità di 400 milioni di euro. Erano congelati da anni queste risorse in attesa del superamento delle criticità evidenziate più volte dai Ministeri dell'Economia e della Salute. Non mi soffermo sulla nuova facoltà di medicina istituita a Enna e a Cefalù, mentre il rilancio del CEFPAS riqualificherà Caltanissetta e darà dinamismo e proiezione positiva a quella dimensione territoriale. Bene, signori. Io ho cercato in sintesi, sacrificando anche qualche dipartimento, a cominciare da quello delle attività produttive, che ha messo in campo centinaia e centinaia di milioni di euro, ma io ho letto soltanto una parte della relazione. Non mi soffermo sulle iniziative della legge di stabilità sul Covid-19, a sostegno delle famiglie disagiate, delle imprese, delle start-up, del tessuto produttivo, delle cooperative, della editoria, dei consorsi fidi, dei comuni per compensare le minori entrate, i benefici con la sospensione di alcuni obblighi, le tasse, l'esenzione dal blocco dal pagamento del bollo auto e
gli altri importanti interventi in altri settori, dal turismo all'agricoltura alla scuola. Non lo faccio per ragioni di brevità, ma anche perché il tema è assolutamente conosciuto da quest'Aula, per averlo in parte reso possibile con il proprio dibattito e col proprio voto. Lasciatemi ringraziare in questo momento il personale sanitario dell'isola, tutto il personale sanitario, per quello che ha fatto, per quello che ha fatto durante l'epidemia. Voglio ringraziare i volontari, le forze armate, le forze dell'ordine, la protezione civile, l'ho fatto in più occasioni, ma voglio ringraziare soprattutto la comunità siciliana, che mai come in questa occasione ha dimostrato di saper essere ossequiosa delle regole e delle norme finalizzate alla tutela della salute propria e di quella degli altri. Voglio ringraziare gli assessori, con i quali ho avviato un rapporto di proficua collaborazione, pur nella inevitabile dialettica, pur nell'inevitabile confronto, ma c'è grande lealtà ed io ho piena fiducia in ciascuno di loro, per quello che hanno fatto, per come lo fanno. Voglio ringraziare il segretario generale, il direttore generale, il personale dell'amministrazione regionale che con lealtà, scrupolo e impegno lavora assieme a noi per la crescita della nostra isola. Voglio ringraziare il Parlamento siciliano, a cominciare dal suo Presidente, e il personale che assiste i lavori parlamentari direttamente o indirettamente. Oggi, signor Presidente e onorevoli colleghi, serve alla Sicilia una manovra anticiclica, una robusta cura di ferro, una iniezione di liquidità che dia ossigeno a un tessuto sociale e imprenditoriale cianotico con l'affanno. Lo hanno capito tutti, da Bruxelles a Roma. Lo abbiamo capito anche noi, qui a Palermo, governo e assemblea, tanto da mettere in atto le misure emergenziali e gli interventi normativi assolutamente inimmaginabili appena 4 mesi fa. Una manovra che ha determinato una riprogrammazione di fondi comunitari già avviata in una costante intesa con l'Agenzia per la coesione per recuperare risorse non ancora vincolate con la programmazione del precedente governo o risorse previste per obiettivi finora non sostenuti da alcun atto concreto. Esattamente come abbiamo fatto con i fondi europei che Bruxelles ci ha assegnato nel 2018 e nel 2019. Lo ricordate tutti, spero. In 2 anni abbiamo certificato quasi 2 miliardi di euro. Eravamo il fanalino di coda in Italia e ci siamo attestati al 2º posto fra le regioni italiane. La ripresa dalla drammatica crisi del coronavirus sarà per tutta la nazione, come ha peraltro sottolineato il capo dello Stato Mattarella, una strada stretta è tutta in salita. E sono certo che anche stavolta la Sicilia saprà trovare nella mobilitazione delle sue migliori energie la forza di rialzarsi e riprendere il suo cammino. Ma sarà un cammino sempre faticoso, un percorso ansimante, in coda nell'ideale fila indiana delle regioni italiane. Cosa significa tutto questo? Significa che non dobbiamo rassegnarci all'idea che è la sorte del meridione d'Italia, quella che deve vedere la Sicilia, la Calabria, la Campania agli ultimi posti anche per reddito pro capite. La verità è che la Sicilia sconta la sua perifericità e rimane per l'Italia e per l'Europa un problema invece che una risorsa. Ce lo siamo detti 1000 volte. La distanza dai centri decisionali e produttivi, la distanza dai mercati del nord Italia e del continente europeo ha accentuato la marginalità della Sicilia, inducendo il sistema isolano a chiudersi in se stesso. Ebbene, noi crediamo
che nel nuovo contesto geopolitico del Mediterraneo, che non è più, attenzione, un mare di frontiera tra due mondi divisi e contrapposti, la Sicilia possa tornare ad essere crocevia mercantile e culturale, come auspicavano con ottimismo Pier Santi Mattarella e Rino Nicolosi, due fra i più menzionati presidenti che questa regione abbia avuto. Ma per tornare ad essere crocevia servono infrastrutture strategiche alla nostra isola, altrimenti continueremo a restare tagliati fuori dei processi di crescita che pure da qualche anno attraversano l'area nella quale siamo il naturale pontile d'Europa. Voglio dire, Presidente e colleghi, per diventare una regione appetibile agli investitori serve avviare processi di modernizzazione seri che ne facilitino l'accessibilità e la mobilità interna. Per noi diventa non più rinviabile la necessità di porre al governo centrale, perché le competenze sono di Roma, il tema del collegamento stabile sullo stretto, il tema di un porte hub per l'approdo delle navi mercantili che sempre più numerose vanno verso lo stretto di Gibilterra per raggiungere i porti del nord Europa. Diventa per noi non più rinviabile non solo il completamento dell'anello autostradale isolano che dal Trapanese dovrebbe arrivare a Gela, ma anche l'ammodernamento delle principali tratte ferroviarie interne. Colleghi, oggi in Sicilia si viaggia ad una media di appena 75 km orari contro i 180 km orari dei treni ordinari del centro-nord. E non sto parlando delle frecce dei treni veloci, che peraltro senza ponte in Sicilia non potrebbero mai arrivare. Parlo dunque di infrastrutture già previste nella cosiddetta legge obiettivo del 2002. Ebbene, dopo 18 anni, quelle infrastrutture sono ancora lì, alcune senza un progetto esecutivo, altre sono soltanto un titolo a perenne memoria, quasi una beffa. Per questo abbiamo avvertito l'esigenza di un confronto aperto col governo centrale sulla vertenza infrastrutture strategiche, confronto che abbiamo già avviato con i ministri per le infrastrutture, per i trasporti e per il Sud, e dai quali abbiamo colto interesse, apertura e disponibilità. Ne siamo fieri, c'è un tavolo permanente sui cui esiti terremo informata questa Assemblea. Concludo dunque. Aveva ragione, lasciatemelo citare, mi è particolarmente caro, Giuseppe Mazzini, il quale parlava dell'idea di una Europa-nazione già nell'Ottocento. Giuseppe Mazzini profetizzava che l'Italia sarà quel che sarà il Mezzogiorno. Spero che al Nord e che a Roma ne abbiano tutti consapevolezza. Abbiamo il dovere di chiedere allo Stato e all'Unione Europea cosa volete fare della Sicilia, del Mezzogiorno nei prossimi 10-20 anni. Quale ruolo vogliamo assegnare a questa nostra terra al di là di quello strategico-militare che già tutti conosciamo. Al tempo stesso dobbiamo insistere sulla strada della programmazione delle risorse e degli obiettivi e del decentramento di funzioni gestionali agli enti locali. La Regione, non mi stanco mai di dirlo, deve essere arbitro, non giocatore. Quelli passati sono stati 30 mesi difficili, ma esaltanti. Abbiamo pianto alcuni colleghi di giunta. Di giunta e dell'apparato amministrativo, chiedo scusa. E abbiamo gioito per alcuni risultati soddisfacenti e significativi. Ma non basta. Serve un clima meno avvelenato. Serve un linguaggio meno violento, dentro e fuori dal palazzo. Ed è un appello a tutti, a me stesso per primo. Un dialogo e un confronto aperto serve tra governo
e Assemblea regionale siciliana, senza pregiudizi, senza preconcetti. Ognuno nel proprio ruolo, ma tutti consapevoli che abbiamo il dovere di cambiarla, questa Sicilia che spesso fa finta di volere cambiare. Per farlo abbiamo ancora del tempo davanti a noi. Sciuparlo sarebbe un suicidio. Vale per tutti, nessuno escluso. Vi ringrazio. Grazie, signor Presidente. E allora i lavori si concludono per oggi, perché ieri avevamo stabilito con il capigruppo di decidere se vederci, se continuare il dibattito immediatamente o meno, ma da un giro di capigruppo che ho sentito credo che sia meglio rimandare, anche perché ancora una volta devo dire con dispiacere che un gruppo parlamentare e fa delle proteste che purtroppo non sono cortesi e non sono comprensibili, perché le aveva già fatto una volta alla presenza della Presidente della Repubblica Greca e fu una scortesia, se mi posso permettere, anche maltese, avete scusa, se mi posso permettere anche una scortesia istituzionale. E oggi vorrei che questo gruppo, sono due rappresentanti e quindi parlo direttamente a loro, se ieri si è preso un accordo, allora si protestava ieri e si diceva ieri che non si voleva fare questa, ma se ieri si è preso un accordo, il giorno dopo protestare sulla base di quello che stiamo facendo, peraltro devo dire sinceramente, io personalmente nei miei anni